Adesso parliamo di qualcosa che vi soddisfa un po' di più, giusto? E cominciamo ad articolare un altro tipo di discorso che apparentemente sembra avere poco a che vedere con il dialogo sul che, ma che in realtà è legato anche adesso. Cominciamo a introdurre un altro aspetto che deriva da tutto il discorso precedente. Vi ricordate di che cosa abbiamo parlato l'ultima volta? Più o meno, vi ricordate? Dello srotolarsi della vita, dei fatti che si presentano, che nascono e muoiono. Abbiamo parlato un sacco di cose. Un sacco di cose, giusto? Sì. Ma in particolare l'ultima volta abbiamo parlato di che? Vi ricordate? È affrontato il dischiudersi. Il dischiudersi è la piccola meraviglia che nasce. Sì. E come mai nasce questa piccola meraviglia? Adesso stavo cercando di ricordare. Bene. A questo punto possiamo incominciare in questo modo strano. Che cos'è la vostra giornata? Che cos'è la vostra giornata? Ma è interessante affrontare questo discorso. La vostra vita non è forse la vostra giornata? La vostra vita reale, reale, non immaginaria, non è forse la vostra giornata? Non è forse lo scadenzare del tempo della vostra giornata? Voi mi obietterete subito, no, la mia vita sono anche i miei progetti, le speranze, il futuro che mi rappresento. No, 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 dal mio punto di vista questa non è la vostra giornata. Questo è ciò che la mente dipinge molte volte per sfuggire alla concretezza della vostra giornata, ai piccoli fatti che accapitano nella vostra giornata. Quindi dal mio punto di vista la vostra giornata è pregna di una miriade di piccoli elementi, di piccoli fatti, ed è pregna di uno scadenzario di massima, ne abbiamo già parlato, attorno a cui si articolano i vostri impegni, come dire, i vostri incontri, i vostri obblighi, le vostre anche piccole scommesse che si traducono sempre in tanti piccoli fatti che si articolano nella vostra giornata. Tutto ciò che voi proiettate sul futuro, tutto ciò che voi cullate nel passato, certamente, come dire, ritorna nella vostra giornata, no? Ma ritorna non come parte di quel qualcosa che la vita vi presenta, vi ricordate, ma come echeggio di una mente che ricorda il passato o si proietta sul futuro.